tornata con una nuova puntata della Shock Review. Oggi ho deciso di parlarvi dei pastello labbra di Miele Cosmetics, perché comunque vedo che vi piacciono tantissimo, anche quando ne ho parlato nel video haul di Miele Cosmetics, alcune mi hanno anche chiesto dei vari paragoni e quindi pensavo di mostrarvi tutte quelle che io ho, che non sono proprio poche. Le ho più o meno ordinate, adesso che l'ho prese le ho rimesse tutte a caso, no, ok, le ho più o meno ordinate dalla più chiara alla più scura, in modo tale che mi rimane più semplice levarle per far vedere lo swatch successivo, perché le più scure tendono a tingere un pochino le labbra. Cosa dire, prima di far vedere gli swatch, sono delle matite con ingredienti completamente appunto naturali, quindi hanno un inci totalmente verde, sono delle matite labbra ma vengono usate come rossetti per quanto sono morbide, questo penso lo sapete più o meno tutte. Vengono 4,80€ se non ricordo male, ma tanto vi lascio il prezzo qui accanto. E niente, inizierei subito con gli swatch perché sono un pochine. La prima che vi faccio vedere è lei, che è Coccinella. Dalla fotocamera, io non so ora dall'editing, sembra un rosa più sparaflesciato, ma in realtà è un rosa molto pastello. E non è tra i miei preferiti. Non fate caso a brufoli e bollicine varie. Ed è questo qui. Questa è Magnolia. Ed è appunto quella che vi ho fatto vedere nell'ultimo video di neve. Mi piace tantissimo perché, come vedete, è un colore molto molto nude e assomiglia molto a quello delle mie labbra, anche se è un pochino più rosato, e è molto molto carina, soprattutto abbinata magari a dei trucchi un po' più strong sugli occhi. Questa qui è Cappuccino. Questo è praticamente il mio colore di labbra naturali, perché è molto simile, diciamo, è parecchio simile a Magnolia, ma ha un sottotono più marroncino, come vedete. Rimane molto carina. Io questa l'abbino quasi sempre praticamente a Fast Play di MAC. Ora arriviamo ai miei colori preferiti. Questa è Fenicottero, che è questo bellissimo fucsia. Questa è Orchidea, quindi la nuova arrivata, super primaverile direi. Questa in assoluto è il mio top dei top, infatti è anche la più piccolina, ed è Sfilata. Infine questa qui è Vino. Questi erano i pastelli labbra che ho appunto di Miele Cosmetics indossati, e questi sono tutti quanti gli swatch vicini. Questo per farvi vedere che magari dalla luce un pochino alcuni sulle labbra potrebbero sembrare simili, ma per farvi vedere che sono tutti colori molto molto diversi fra di loro, anche i fucsia che sembrano simili in realtà sono diversissimi. Magari a fine video vi metterò anche una foto di questi swatch con tutti quanti i nomi, che magari può risultarvi utile. Cosa dirvi in più di queste matite? Sono tutte molto morbide, tranne una di queste che ho, che è Vino, che è davvero molto molto dura e non la posso mettere da sola perché mi secca troppo, e quindi la devo mettere o con sopra un balsamo labbra o con un gloss o con un rossetto, diciamo, comunque idratante. Le altre sono tutte morbidissime, anzi vi dirò, la più morbida in assoluto è Sfilata, che vi ho detto per me è veramente il top, ma a volte la troppa morbidezza potrebbe essere uno svantaggio, perché comunque tende un pochino a sbordare, a uscire, quindi va assolutamente questa messa con una matita trasparente intorno. E durano tantissimo, soprattutto i nude durano tanto, ma dai fucsia in poi a me durano anche se mangio, perché appunto tendono a tingere di più le labbra. E sono secondo me dei prodotti top, sono dei colori fenomenali e non sono nemmeno tutti ovviamente, però diciamo di una buona parte. Per me sono assolutamente dei prodotti promossi. Yeah! Fatemi sapere qual è la vostra preferita e se ne avete qualcun'altra da consigliarmi ovviamente, e io vi mando un bacio. Ciao!